Sarà un 2019 all'insegna di Picasso per il MIC. Presentato infatti il cartellone delle mostre ed eventi del contenitore artistico Manfredo per il 2019. Come al solito abbiamo lavorato per cercare di creare un'offerta ricca e a livello del posizionamento del nostro museo. E direi che ci eravamo dati dei programmi per avere mostre italiane, mostre estere alternate nello stesso anno, però per impegni presi dai, diciamo, gli attori che abbiamo voluto inserire nel nostro programma, questo non è stato possibile. Quindi sull'anno prossimo avremo modo di presentare due mostre importantissime, secondo noi, di grande livello, due nomi stranieri. Il primo è Miguel Barceló, che è un artista contemporaneo, pittore e anche scultore e anche ceramista, che è spagnolo, che è sicuramente un nome di riferimento in questo momento dell'arte contemporanea. E la seconda mostra, ancora più prestigiosa, sarà riferita a Picasso e alle opere di Picasso in ceramica, esclusivamente in ceramica, in collaborazione con il Museo Picasso di Parigi. E successivamente noi dovremo dedicare di nuovo attenzione agli impianti elettrici dei depositi e del museo, per adattarli e farli essere in regola con le norme attuali e diciamo che è uno svecchiamento e sarà necessario comunque evitare che poi possiamo avere interruzioni di corrente o cose di questo genere. Quindi le tecnologie vanno avanti e quindi cercheremo sempre di essere adeguati. 2019 internazionale dedicato alla Spagna con due autori che sì, sono di origini spagnole ma che sono assolutamente internazionali, ovvero Miquel Barceló e Pablo Picasso. Due mostre che sono due progetti speciali legati alla collezione del MIC, al nostro territorio e alla storia dell'arte ceramica universale. Quindi si inizia a fine maggio con Miquel Barceló che è nome molto noto nell'ambito dell'arte contemporanea, è un pittore, ma non solo, è scultore e è scultore della ceramica, perché dagli anni 90 ha iniziato un percorso molto particolare dedicato a questo linguaggio. Nella mostra di Faenza ci sarà un dialogo con le nostre collezioni e un progetto speciale tematico. La mostra sarà curata da Irene Biolchini e da Cécile Pocholet-Steven e sarà veramente la prima antologica dedicata all'arte ceramica di questo famoso artista contemporaneo, che è stato definito il nuovo Picasso. Quindi poi si passerà invece a Picasso in un progetto di Harald Teil e Salvador Aro, due specialisti assoluti dell'arte ceramica di Picasso, con una mostra in collaborazione con il Museo Picasso di Parigi, 60 pezzi unici in dialogo con l'arte ceramica universale, come dicevo. Progetto importante in collaborazione con IGCE e l'Opificio delle Pietre Dure e il Centro di Restauro Nazionale. E il 29 di novembre ci sarà questo convegno dedicato appunto allo stato dell'arte nel comparto del restauro ceramico. È un evento, un traguardo per noi importante perché 40 anni di attività non sono uno scherzo, 40 anni di attività con professionisti che hanno lavorato non solo per il nostro patrimonio ma anche per musei pubblici e privati. Un convegno che metterà in luce la nostra attività e non solo, ma anche le ricerche che sono state rese possibili in questi anni da tanti punti di vista e quindi siamo molto orgogliosi e non ci sarà solo questo convegno il 29 di novembre, ma il nostro laboratorio di restauro sarà protagonista anche a Torino nell'ambito di un evento organizzato da ECERS, un evento internazionale, dove la nostra conservatrice Valentina Mazzotti sarà presente insieme a Sabrina Gualtieri dell'ISTEC CNR per un intervento all'interno delle tante conferenze dedicate al patrimonio.